Ben ritrovati con la storia. Oggi parliamo di Murano, Isola del Vetro, e dove si è aperta una mostra molto interessante dal titolo Vetro e Disegno. E allora conosciamo quest'isola che si trova nella Laguna Veneta, si compone di 7 isole e appartiene al comune di Venezia e conta circa 4.500 abitanti. Ha origini molto lontane, infatti si ritiene che sia stata fondata dagli abitanti della terraferma che si trasferirono in seguito a quello che è stato l'arrivo dei popoli stranieri. Murano, come noto, è nota per il vetro e inizia la sua attività e diventa un centro importante a partire dal 1295, quando il Senato veneziano, con un decreto, stabilì il trasferimento delle fornaci nell'isola per evitare gli incendi. Le fornaci costituivano un pericolo in quanto erano costruite in legno. Ma al Senato veneziano la concentrazione della lavorazione del vetro era utile in quanto poteva esercitare un maggior controllo a tutela di quella che era questa attività che era famosa poi nel mondo. E c'erano delle regole molto precise. Infatti, per non esportare il segreto di questa lavorazione, i maestri vetrai erano tenuti a risiedere in questa isola e in caso di spostamenti era necessario il permesso. I maestri vetrai poi erano aiutati, coadiuvati da dei collaboratori che si chiamavano servente e serventino, che avevano il compito di sorreggere la lunga canna metallica dove il maestro soffiava per dare forma al vetro. Inoltre i collaboratori potevano usare spatole, pinze e altri attrezzi ancora. Ma Murano ha dei famosi beni storici e quindi vediamoli singolarmente. Fino all'arrivo di Napoleone contava 18 edifici, dopo ne rimasero solo 3. Ricordiamo la Basilica di Santa Maria e San Donato, che è una splendida architettura veneto-bizantina, e inoltre la bellissima facciata con archi, archetti e lesene. Inoltre, molto caratteristico, il pavimento che è a mosaico. Ricordiamo ancora la chiesa Santa Maria degli Angeli del 1183. Questa chiesa fu visitata anche dal re di Francia e di Polonia, Enrico III. Inoltre, in questa chiesa sono state custodite fino a per un certo periodo le spoglie di Sebastiano Veniere, il grande condottiero della battaglia di Lepanto, cioè l'eroe, che poi divenne anche doge. Successivamente queste spoglie poi sono state trasferite nella Basilica di San Giovanni e Paolo. Inoltre ricordiamo ancora la chiesa di San Pietro Martire e qui risale è molto importante perché ci sono dei lampadari in vetro che sono stati anche razziati nei periodi successivi. Inoltre c'è una bellissima cappella caratteristica che ricorda la famiglia dei famosi vetrai, la famiglia Ballarì. Ma perla dell'isola è il Museo del Vetro che risale al 1861, si trova nel Palazzo Giustinian e conserva vetri archeologici che risalgono al secondo secolo avanti Cristo e dopo ci sono i vetri dell'isola che vanno dal XIV al XX secolo. E ricordiamo tra questi la famosa Coppa Barovière del 1400 in vetro blu. Quindi un'isola che ha veramente una storia eccezionale, famosa appunto per la sua tradizione, per la cultura, per l'arte appunto del vetro e che merita veramente di essere visitata.